Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Diciamo che siete su un'astronave e un qualche pazzoide ha disseminato una trentina di bombe sulla vostra astronave e vi ha detto: oh, tra 10 minuti esplodono. Che cosa fate? Se la vostra risposta è scappiamo a gambe levate, beh, sicuramente avete sbagliato, perché la risposta giusta è disinnescare le bombe, o almeno così la pensa l'autore di Fuse, ovvero sia Cane Clenco, gioco per 1-5 giocatori, della durata massima per partita di 10 minuti, edito della Renegade Game Studios. Come vi dicevo, sarete in una corsa frenetica per disinnescare bombe prima che il timer arrivi a zero. Andiamo a vedere. Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. Durante la partita i giocatori avranno sempre di fronte a sé due bombe da disinnescare. Le bombe vanno disinnescate appoggiando sopra ai relativi spazi i dadi richiesti. Vediamo velocemente come si leggono le bombe. Ad esempio, questa bomba richiederà di appoggiare su di essa un dado blu o verde, giallo o rosso e un 4 blu. Questa bomba chiederà due coppie di dadi con qualsiasi valore, ma la cui somma sia uguale. Quest'altra bomba chiederà un 1, un dado rosso di qualsiasi valore, uno verde e uno giallo. I dadi possono essere appoggiati in qualsiasi ordine, a meno di questi due tipi di bomba che fanno eccezione. Questa è una pila, ovvero sia alla base dobbiamo mettere un dado rosso, sopra appoggiare un dado con un 2, sopra un verde e sopra un 5. Quest'altra bomba invece andrà a chiedere una piramide, ovvero sia alla base mettiamo un blu e un giallo e sopra ci appoggeremo un blu. Come funziona il gioco? A inizio della partita viene fatto partire il timer e si estraggono ad ogni turno tanti dadi quanti sono i giocatori al tavolo, si lanciano al centro e ogni giocatore è obbligato a draftare almeno un dado e piazzarlo sulle proprie bombe. Nel caso in cui, come in questo, io non riesca a piazzare un dado o non voglia, allora il dado verrà rilanciato al centro del tavolo e ora tutti i giocatori dovranno scartare o un dado verde oppure un dado con valore 6, come riportato adesso. Si passa al sacchetto e si gioca un turno successivo. Nel momento in cui una bomba è completata, essa viene scartata, i dadi riposti nel sacchettino e se ne prende una nuova dal centro del tavolo. Si ripristina subito la fila a 5 e si continua a giocare. Nel momento in cui però nel ripristino viene girata una carta fuse, allora in questo caso tutti i giocatori dovranno scartare un dado verde, in questo caso tutti i giocatori un dado con valore 2 e così via fin quando non riusciamo a ripristinare la fila da 5. Ora, se riusciamo a eliminare tutte le carte dal centro del tavolo e nel mazzo, siamo vincitori, si ferma il timer e si fanno 10 punti bonus, più un punto per ogni 10 secondi avanzati, più punti pari a quanto danno le bombe che abbiamo disinnescato qua nell'angolino e 2 punti per ciascuna carta fuse che abbiamo superato. Nel caso invece il tempo finisca, semplicemente non avremo il punto bonus per i 10 secondi e i 10 punti bonus totali. Ovviamente lo scopo è ogni partita fare sempre meglio. Come avete visto, l'unica vera difficoltà nell'apprendere le regole è imparare a leggere le bombe, ma se fate gli esempi che vi ho fatto anch'io poc'anzi e tutto sommato vi buttate le due parole durante le varie discussioni, sappiate che non ci sono grossi problemi. Tutta la complessità, diciamo, e la difficoltà nel gioco sta realmente nel cercare di risolvere tutte le bombe entro il tempo prestabilito. Innanzitutto il numero di bombe è decisamente elevato da disinnescare, dovete disinnescarne nella modalità training per 4 giocatori, c'è una pratica tabellina sul regolamento, esattamente 19 bombe. 19 bombe in 10 minuti, vi ricordo, compresi i tempi di passare il sacchetto, lanciare i dadi, eventualmente rirollare, rimettere dentro la scatola, ripristinare, eccetera. E poi ci sono la modalità standard, esperto, elite, che aumentano il numero di bombe, fino alla modalità insane, che vi chiederà 28 bombe da disinnescare, e nella modalità insane dovrete anche eliminare le due bombe che vi sono rimaste davanti. L'altra difficoltà è ovviamente che si fanno errori data la frenesia della partita. Ci saranno volte in cui drafterete un dado perché volete completare una bomba, ma di fatto tutti gli altri dadi sul tavolo non fanno piazzare agli altri giocatori, quindi vengono rirollati e tutto il gruppo torna indietro. Altre volte invece cercherete di prendere un dado perché poteva servirvi, ma in realtà poteva servire di più a un altro giocatore, e poi ci sono dei veri e propri errori. Ci sono bombe ad esempio che chiedono di piazzare 3 dadi la cui somma dia 15. Se voi piazzate un 1, un 1, beh, avrete difficoltà a trovare un dado da 6 che venga piazzato per fare 15. Quindi l'unica chance è aspettare di rirollare, sperare che uno di questi dadi venga cancellato dalla bomba e ricominciare da capo. Insomma, il tempo perso è all'ordine del giorno. È chiaro comunque che la fortuna si sente in questo gioco nonostante sia molto mediata. In realtà vi troverete momenti in cui avete delle bombe di fronte e non riuscirete mai a piazzare nessun dado, o vi serve un dado verde e per un sacco di turni non vengono lanciati dadi verdi al centro del tavolo e continuerete a rirollare per far tornare indietro anche tutti gli altri. Però allo stesso tempo un po' tutto è bilanciato. Ho notato che le bombe vanno con valori da 1 a 6 a seconda della complessità, diciamo a seconda di quante chance avete statisticamente per completarle, e le bombe da 6 ovviamente sono molto più difficili
difficili, ma allo stesso tempo se avete completato durante la partita bombe da 6 probabilmente finirete il tempo, quindi semplicemente non avrete i 10 punti bonus, ma diciamoci la verità, completare 3 bombe da 1 vi dà un punto, completare una bomba da 6 vi dà 6 punti, e quindi forse i 10 punti bonus sono lì proprio per bilanciare questa cosa. Va da sé che Fuse è un gioco che deve essere giocato in un ambiente in cui non date fastidio agli altri, voi al tavolo vi urlerete contro sia per discutere ma anche proprio per insultarvi alle volte, perché qualcuno vi ha preso il dado che volevate, a volte cercate di dire faccio questo, no questo, aspetta, sbattete sul tavolo perché avete sbagliato, non c'è il dado giusto, e in più l'applicazione ha una musica molto adrenalinica. Per inciso, l'applicazione non è assolutamente fondamentale per giocare a Fuse, potete usare un qualsiasi timer da 10 minuti. Il vantaggio di utilizzarla è che a fine partita vi calcola da solo i punti bonus e una volta inseriti i vostri dati vi tiene anche uno storico delle partite, insomma carino per tenere traccia dei vostri progressi. In conclusione vi invito sicuramente una partita a questo Fuse. Le partite che vinciate o perdiate sono comunque soddisfacenti, avete la sensazione di aver comunque fatto qualcosa di buono. Nonostante dobbiate essere molto concentrati e coordinati, non vi brucia assolutamente il cervello e spesso dopo un minuto 30 secondi di discussione e relax siete pronti a iniziare una seconda partita. Vi dico, al massimo dura 10 minuti. Con questo vi invito quindi a provare questo Fuse, mescolare, lanciare i dadi ed essere adrenalinici prima che la vostra astronave esploda. Con questo finito vi saluto e vi dico ciao! E alla prossima!